anche il Ples Zocalo ha stupito ieri mattina con un gran concerto di Natale, perché arrivare a cuore della gente è la missione di tutte le scuole, che in questo periodo sono cariche di iniziative e programmi natalizi. Questi bambini non finiscono mai di stupire, hanno presentato, cantato, suonato e ballato. Un grande concerto diretto dalla professoressa di musica e cantante lirica Maria Palmitesta. Perché a Natale si può. Salve, oggi 19 dicembre abbiamo eseguito il nostro concerto di Natale preparato con più di 50 ragazzi e veramente è stato preparato questo concerto, è stato preparato in parte in classe nelle ore di attività didattiche e ho fatto anche delle prove di pomeriggio per realizzare tutto questo. Sono stati coinvolti ragazzi di prima, di seconda e di terza media e abbiamo eseguito 10 brani in tutto e devo dire a grande fatica perché ho dovuto lavorare tantissimo, perché comunque sono ragazzi, però mi hanno seguito molto bene, quindi sono molto soddisfatta, sono molto contenta. Auguro a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie. Allora, oggi 19 dicembre, non so perché, ma tutte le manifestazioni si sono concentrate in un'unica soluzione. Eppure siamo stati presenti al Plesso Calò, dove abbiamo concluso la performance con il concerto di Natale, al Plesso Giovanni Paolo II con la nascita del bambino Gesù, così come al Plesso Lombardo Radice, dove è stata organizzato una fiaccolata con la conclusione chiaramente della nascita del Gesù Bambino. È stato un qualcosa di molto molto bello, di molto sentito e quello che mi ha colpito di più è stata la partecipazione di tutte le famiglie. Sono contenta perché senza le famiglie la scuola non può andare avanti e sono anche convinta di questo, che le famiglie sentano questo senso di appartenenza, lo sentono moltissimo, per cui collaborano e spero che questa collaborazione possa andare avanti ancora di più. Io auguro a tutte le famiglie del plesso, dei vari plessi e quindi dell'Istituto Calò e a tutta la comunità ginosina un buon Natale e un anno nuovo veramente felice. Auguri. Due mesi. La preparazione con i flauti, l'intonazione, di tutto. Solo grazie alla professoressa, ovviamente. Sì, vogliamo ringraziare la professoressa per quello che ha fatto per noi. Sì, tanto, tanto. Buon Natale!